Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi dei grandi classici Disney numero 65. Eccolo qui. Ebbene sì, ho deciso di non abbandonare questa testata, una delle migliori se non la miglior testata Disney, dato che vi avevo già comunicato la mia decisione appunto di abbandonare la testata mensile Paperino, però per quanto riguarda il mensile i grandi classici Disney... No, ho deciso di non abbandonarlo e ho fatto benissimo, perché questo numero 65, appena finito di leggere, è stata veramente una lettura incredibile e secondo me dei numeri che ho acquistato finora, quei 6 numeri, in tutto ne ho 7, però sono più o meno 5-6 numeri che ve ne parlo sul canale, questo forse è il migliore di quelli che ho letto, per cui posso dirvi che è stata veramente una bella lettura. I grandi classici Disney numero 65, con la copertina del maestro Giorgio Cavazzano e i colori Max Monteduro, una bella copertina verde con la scritta blu, i grandi classici Disney in giallo su uno sfondo blu, una copertina che ritrae Topolino insieme a Minnie, Eta Beta e la mucca Lucrezia, che saranno protagonisti della prima storia, la storia più importante insomma. Come ben sapete, la copertina viene ritrae sempre la prima storia che poi andremo a leggere, una storia che mi è piaciuta anche di più di tutto l'albo, cioè Eta Beta è il fiuto ultra fenomenale, con il testo di Gian Giacomo Dalmasso e i disegni di Giorgio Cavazzano, apparsa per la prima volta sul Topolino 1196 del 29 ottobre 1978. Qui la quarta di copertina con tutti i titoli, 10 storie di cui una suddivisa in due parti. Qui inizia appunto il numero 65, il sommario. Lidia Cannatella ci parla, ovviamente con una prima introduzione molto simpatica, ci parla di Eta Beta. Naftalina a cena per l'uomo del 2000, sarà protagonista Eta Beta insieme a Topolino in questa storia in cui Minnie entrerà in casa e dirà a Topolino: dobbiamo andare da Clarabella, praticamente ci sarà un concorso per la mucca più bella e Clarabella avrà la sua mucca chiamata Lucrezia che parteciperà al concorso, ma questa correrà dei seri pericoli perché ci saranno delle persone che con i raggi ultravioletti daranno fastidio insomma la mucca, potranno rovinare insomma la mucca, ma Topolino chiamerà in suo aiuto il suo amico Eta Beta, l'uomo venuto dallo spazio, goloso di naftalina sia in polvere che in palline. Topolino e Eta Beta cercheranno di risolvere questo caso, perché poi Clarabella riceverà una telefonata in cui ci saranno dei ricattatori che la ricatteranno, diranno: vogliamo dei soldi, altrimenti roviniamo la tua fattoria e anche la tua mucca Lucrezia. Così Topolino e Eta Beta cercheranno di risolvere questo problema e poi non vi dico come andrà a finire, ma la storia veramente mi ha preso moltissimo, bellissimi disegni di Cavazzano, ma anche la storia comunque di Dalmasso, una storia del 1978 che veramente mi è piaciuta molto e intrattiene la grande. Poi ci sono le altre storie, Paperino e segreti dell'agente 000, una storia brasiliana uscita per la prima volta in Brasile nel 1987 con Paperina protagonista insieme all'agente 000, ne succederanno un po' di tutti i colori, anche questa è stata una bella storia. Zio Paperone e le trombe d'Eustachio, testo di Rodolfo Cimino, disegni di Giorgio Bordini, apparsa per la prima volta sul Topolino 748 il 29 marzo 1970, parte a pagina 49. Questa storia è classica di Zio Paperone che cercherà di trovare queste trombe d'Eustachio, ci saranno ovviamente nella storia anche Paperino, qui qua, simpatica questa storia, come al solito quando c'è lo zio di mezzo è sempre qualcosa, succederà sempre qualcosa di strano. Pagina 81, Minnie e il colpo della strega, su Topolino, apparsa su Topolino 1900 il 26 aprile 92, con il testo di Claudia Salvatori e disegni di Luciano Gatto, parte a pagina 81. Minnie sarà protagonista in questa storia insieme alla strega Nocciola e a Pippo. Anche questa molto simpatica, anche se l'ho trovata un po' inferiore rispetto alle altre. A pagina 111, le conferenze del professor Pico De Paperis, l'abito fa il monaco, con il testo di Luca Boschi e disegni di Claudio Panarese, apparsa su Paperino 277 del luglio 2003. Qui si vedono i disegni un po' più nuovi, un po' più recenti, anche perché è la storia più nuova, più giovane, perché è del 2003, la storia più vecchia è del 57, quella più nuova è del 2003, scusate, parte qui, con Pico De Paperis protagonista, anche questa è una storia simpatica. Poi a pagina 133 è una storia da una pagina, Tip e Tap su Dicioni, su un disegno di Jack Bradbury, apparsa per la prima volta sulla pubblicazione Mickey Mouse dell'aprile 1955, mentre in Italia era apparsa sul numero 1900 di Topolino, 26 aprile 92. Non vi dico cosa succede perché è una sola pagina, ma si vedono i disegni anni 50, il 1955. Eccola qui. Poi ci sono le storie Superstar, questa volta dedicate a un villain importantissimo, il nemico storico di Topolino, cioè Pietro Gamba di Legno.
A pagina 134 ne parla Luca Boschi, ovviamente lui che è un classico esperto Disney, in cui ci parla appunto di questo personaggio, Gabbadinello contro tutti. Ci saranno delle storie dedicate proprio a questo famoso villain, e ci dirà che non soltanto è stato, cioè ha combinato dei guai a Topolini, ma anche a Paperopoli, quindi ci saranno degli incontri anche con i paperi e non soltanto con i topi. La prima storia delle storie superstar è Topolino e il boscaiolo. Addirittura apparsa tra le strisce quotidiane di Mickey Mouse dal 6 ottobre 41 al 17 gennaio 42, e apparsa poi sull'Albi della Rosa numero 142 del 28 luglio 57. Si vedono tutti qui i colori. Questa è una storia in bianco e nero alternato a colore. Topolino che avrà a che fare con Gamba di Legno, ovviamente, di cui Luca Boschi ci trae un profilo di questo famoso villain. A pagina 168, una delle storie migliori, secondo me, di quest'albo, Chip e Chop e l'escavatore invadente. Apparsa per la prima volta su Chip and Dale numero 19 del settembre 59 in Italia, sul Topolino numero 289 dell'11 giugno 1961. Parte a pagina 168, storia molto ma molto carina e simpatica con Chip e Chop, che sono tra i miei personaggi preferiti Disney. E qui possiamo vedere che avranno a che fare con Pietro Gambadilegno, si faranno degli scherzi tra di loro, sia prima Gambadilegno li farà Chip e Chop, e poi Chip e Chop lo farà Gambadilegno. Insomma, storia di poche pagine, ma davvero carina e simpatica. Dopo questa storia c'è Archimede Pitagorico, la gara degli inventori, in cui Archimede avrà a che fare proprio con Pietro Gambadilegno. Una storia uscita per la prima volta su Uncle Scrooge, numero 28 del dicembre 1959, e apparsa in Italia sul numero 237 del 12 giugno 1960, quindi una storia di fine anni 50, inizio anni 60, con Archimede protagonista, e che avrà a che fare con Pietro Gambadilegno, che gli darà parecchio fastidio. Qui una curiosità anche di Luca Boschi, che fanno appunto vedere come viene chiamato Gamba di Legno nelle pubblicazioni americane, che aveva un altro nome, ma non vi dirò come sarà chiamato, vi lascio insomma la curiosità per leggere questa storia. E poi l'ultima storia suddivisa in due: Paperino e il Conte di Montecristo, la prima parte e la seconda parte, storia originaria del 1957 sul Topolino numero 159 e 160, con Guido Martina ai testi e i disegni di Luciano Bottaro. La storia, scusate, parte a pagina 181. Da qui anche questa è una storia veramente simpatica, che è scorrevole, mi ha intrattenuto alla grande. Che dirvi, ragazzi, questo numero dei grandi classici Disney, questo numero 65, già a partire dalla copertina bellissima, forse una delle migliori di quelli che ho letto negli ultimi mesi, di Giorgio Capazzano, e anche le storie in generale mi sono piaciute tutte, tranne due forse, quella di Minnie e il corpo della strega. Mi è piaciuta un po' di meno, e anche quella di Topolino e il boscaiolo, benché storica. Però le altre storie, diciamo che mi sono piaciute tutte, e in linea di massima posso dire che è veramente stata una lettura scorrevole e piacevole. Io, come detto, non abbandonerò questa testata, perché è impossibile abbandonarla, ragazzi. Occupa un po' di spazio nella libreria, perché guardate anche qui la costina. Però i grandi classici Disney io non riesco a rinunciarci, e con questo mensile andrò avanti ad acquistarlo e a portarlo sul canale sotto forma di video opinione. Per cui, ragazzi, io che cosa posso dirvi? Se amate il mondo Disney, i fumetti Disney, Paperino, Topolino, Zio Paperone, Pippo, tutti questi personaggi, e comunque leggete Disney, questa è una testata che io mi sento di consigliarvi. 4,90 € per 240 pagine, 10 storie. Ragazzi, sempre un'ottima lettura. Io, come al solito, vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il vostro supporto continuo al mio canale Alienology. Per chi non ha mai visto un mio video e insomma gli piace quello che sto proponendo, si può iscrivere al canale, attivare la campanella per le notifiche. Ragazzi, se volete c'è il gruppo Telegram, link in descrizione, Alienology Nerd360. Insomma, ragazzi, io come al solito vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!